Sì, dimmi, in cosa posso aiutarti? Ah, sei nuovo quindi. Ok, devi portare i doni al nostro dio Nanna e alla nostra dea Inanna, giusto? Va bene, ma prima di indicarti la giusta via, sono curiosa, posso vedere qualcosa del tuo raccolto? Ah, grazie. Un po' di cereali, vedo. Avena. Poca ne avete raccolto questa volta. Eh sì, perché vedo anche dagli altri. È un periodo poco proficuo per tutti. Che altro hai preso? Lenticchie, aceti. Giusto? Eh sì, mi sono resa conto. Va bene. Sai, ora che me l'hai detto, parlerò con i nostri ingegneri più esperti. Sì, per poter cercare di studiare un piano, per poter sfruttare al meglio il Tigri e l'Eufrate e poter irrigare nella maniera corretta i nostri campi. Prego. Grazie per avermi fatto vedere. Allora, devi andare fino alla Ziggurat e semplicemente nel piano più basso, al piano terra. Troverai subito la stanza in cui lasciare i tuoi doni per gli dei. Ma prego. Buona giornata. Allora, vediamo un po'. Ho segnato tutto in questa tavoletta d'argilla. Allora, hanno portato. Sì, la Ziggurat sempre nel piano inferiore. Ma prego, prego. Beh, direi che è arrivato il momento di continuare a dare una rilettura ai miei poemi. Assolutamente leggerli a mio fratello. Oh, Rimush, ma sei proprio tu. Stavo giusto pensandoti. Sì, dimmi cosa ti porta qua da me. Non sono neanche ancora salita al tempio. Vuoi comunque parlarmi? Sì, fratello, tu sei il re, quindi penso che fai anche bene a farti vedere dal popolo ogni tanto qui. Infatti anche io sono scesa giù dal tempio, dalla mia dimora, dalla dimora degli dei anche, sì, per gestire un po' i commerci, tutti i doni che stanno portando. Esatto, i commercianti. Gli schiavi, sì, sto comunicando un po' con tutti, sai quanto è importante, no? E tu che hai preso il posto di nostro padre, Re Sargon, lui che ha conquistato la Mesopotamia e ci ha lasciato tutto questo in dono. Sì, devi tenere alto l'onore. Sei qua? Ah, volevi semplicemente venire a parlarmi. Ti mancavo. Come sei caro. Sei veramente caro.
certo, sto rileggendo i miei poemi, appunto volevo, dato che ci sei, voglio leggere di qualcosa. Ho scritto qua sulla mia tavoletta e posso leggerti qualche verso. Certo, li ho pensati per così come feci per nostro padre. Ho scritto qualcosa per favorire la tua espansione territoriale, per avere il favore dei nostri amati dei, per avere la protezione del dio Nanna e della dea Inanna. Bene, allora ti leggo qualcosina e mi dici cosa ne pensi. Rivestita di fulgida radianza, amata da Anu ed Urash, la moglie di Anu. Prediletta di Anu, tu sei grande su tutti i sigilli. Tu che ami la giusta corona, che è perfetta per il sacerdote, resa potente da i sette me. Mia regina, tu sei la custode di tutti i grandi me. Tu che hai preso i me, tu che hai tenuto i me nelle tue mani. Tu hai riunito i me, tu li hai tenuti stretti al tuo petto. Come un drago, tu scagli veleno sulla terra del nemico. Nelle regioni dove saetti come il dio Iskur. Aslan non esiste più secondo il tuo volere. Acque turbinanti inondano le terre del nemico. Tu sei la suprema in cielo e in terra. Tu sei Inanna. Allora, cosa ne pensi? Sì, sai, sto anche pensando a qualche nuovo simbolo per aggiungerlo alla nostra scrittura cuneiforme. Sì, ci sto lavorando perché ogni tanto mi viene qualche nuova Grazie fratello, sei sempre così caro nei miei confronti, non so come farei senza la tua immensa saggezza e protezione. Ma non dirlo neanche, sai quanto sei importante per me. Guarda, questi tieni pure, ecco, si tratta del... Quest'anno non sta procedendo molto bene, infatti devo dare alcune istruzioni ai nostri... Esattamente, no, ma non preoccuparti, me ne occuperò io. Tu hai già tanto a cui pensare. Certo, ma figurati, sai che comunque... Voglio renderti sempre partecipe su tutto. Comunque non preoccuparti perché, come avrai sentito, sto lavorando per te e per il nostro popolo, per la nostra città-stato di Ur. Sì, buon uomo, no, alcun disturbo. Io e il re. Lo segno subito. Porta pure tutto fino alla Ziggurat. Ok, grazie. Segno un attimo questa cosa. Ok.
Bene, fratello, noto che oggi non hai ancora truccato gli occhi. Hai con te l'occorrente, così lo faccio io per te. Molto bene. Grazie. Bene a portarlo, sai che mi piace truccarti. Molto bene. Benissimo, direi che adesso stai magnificamente, mio re. Tieni pure, così puoi riportarli nella tua dimora. Lascia che ti sistemi anche un po'. Sei stanco, vero? Dovresti andare a riposarti, stai facendo veramente. Domani ti aspetta una giornata molto, molto importante per le conquiste territoriali. Dovrai dirigere tutto al meglio. Ma sì, infatti, pensa solo a stare bene, solo a stare bene. La nostra dea Inanna, la nostra cara dea Inanna. La dea dell'amore, della sensualità, della fertilità, della procreazione e della guerra. È qua per assisterci dalla nostra parte. Andrà tutto bene, non devi preoccuparti. Forza. Abbiamo fatto proprio bene ad iniziare a utilizzare la nostra scrittura, non solo per appuntare i commerci raccolti, ma anche per scrivere poesie. Eh sì, esatto, penso di essere la prima poetessa al mondo, possiamo dirlo. Eh sì. Gli dei dalla nostra parte sempre e quindi andrà tutto bene, andrà tutto bene con gli dei dalla nostra parte. Non preoccuparti, Rimus, non preoccuparti. Nostro padre sarebbe fiero di te, stai facendo tutto molto sì. Sì, ho saputo, ho ricevuto il tuo messaggio. Sì, il tuo servo me l'ha portato proprio questa mattina, molto presto. Abbiamo anche questi problemi da gestire. Ma non preoccuparti, tu pensa all'espansione territoriale. Io, da brava sacerdotessa, riuscirò
queste piccole proteste, non preoccuparti, non puoi prenderti carico tu di tutto. Chiederò il sostegno alla dea Inanna, sia dal punto di vista politico che per la guerra. Vedrai che lei ci favorirà in tutto, così come fece con nostro padre Sargon. Sai, ieri notte stavo osservando le stelle e i pianeti. Ho scoperto un pianeta nuovo. L'ho chiamato sto ancora approfondendo. Penso che possano essere degli extraterrestri. Sì, penso che ci siano proprio delle altre forme di ogni tanto vengono qua, nella nostra terra, nel nostro pianeta Terra, per cercare oro, materiali preziosi che non hanno nel loro pianeta. Sì, no, non è Marte, non è Venere, non è Mercurio. Proprio un nuovo pianeta. Non si vede tutto. Continuerò a indagare su questo aspetto, comunque è veramente molto, molto interessante. Se vuoi, domani, dopodomani, quando sarai più tranquillo, puoi venire su con me. Io ti aspetto quando vuoi. Ti ricordi quando guardavamo i pianeti insieme? Sì, prova ad immaginarteli adesso, che si muovono nel cielo. Sono veramente affascinanti. Dimmi pure. Sì, sempre nel piano più basso della Ziggurat. Ok, ma perdonami, fratello, sono curiosa. Cosa stai portando? Non è cibo? Ah, gioielli. Posso vedere questo? Sono proprio bravi questi artigiani. Prego, buon uomo, e scusa per il disturbo. Buona giornata. Sì, fratello, lo sai che io sono molto curiosa. E chiamo i gioielli, questa collana. Sì, me l'hanno portata in dono. È veramente molto, molto bella ed elegante. Perfetta per una sacerdotessa come me. E ti piace? Questa fascia come ornamento e il mio. Bellissimo, bellissimo. Un bellissimo, bellissimo velo. Fantastico, sì, oggi avevo voglia di vestirmi in questo modo. Poi adoro questi suoni, mi rilassano molto. Dimmi, fratello, sì, hai ragione, abbiamo fatto bene a costruire le zigure. Dato che nella nostra terra non ci sono montagne. Esatto, almeno i nostri dei hanno una casa terrestre per poter venire a trovare il loro popolo. Sì, è vero. Vuoi che ti racconti?
racconti di nuovo la piccola storiella della dea Inanna. Va bene, fratello, se questo ti rende felice lo faccio volentieri. Ti faccio anche qualche carezza ai capelli, va bene? Come sai, Inanna anche tavolette del destino, delle specie di sigilli, dei sigilli che contenevano degli incantesimi in grado di favorire un buon raccolto, in grado di poter favorire un tempo atmosferico favorevole alla coltivazione. Faccio un massaggio alle spalle e ti aggiusto qua mentre finisco di raccontarti. Il dio che ne possedeva un maggior numero di queste tavolette era il dio Enki, il saggio dio della terra. Perciò prima che il dio Enki scoprisse quello che aveva appena fatto. Era proprio furba. Quando Enki si ridestò con un gran mal di testa e scoprì l'accaduto, ti aggiusto qua, scoppiò in una fragorosa risata. È sempre bello sentirla, vero? Sono contenta di averti aiutato, di averti fatto ritornare la serenità. Avevo capito che eri un po' preoccupato, e certo, una sorella lo sa sempre quando il fratello ha qualcosa che non va. Ora però vedo che ti sei rincuorato. È arrivato il momento di andare per te. Devi fare un buon riposo e prepararti per la partenza. Per tutto il tempo in cui tu sarai assente, governerò io la città. Non temere. Sai che è tutto. Al dio Nanna, quindi è un po' come se fossi la sua sposa. Andrà tutto bene, fratello, come ogni volta. Andrà tutto bene, non temere.
riposo e non vedo l'ora. Andando benissimo. Sì, magari proseguo più tardi.